Ma come ha detto il Papa, siamo in un cambiamento d'epoca, cioè sta cambiando. E nei cambiamenti d'epoca ci sono crisi, ci sono trasformazioni. La democrazia sta attraversando un periodo che oscilla tra la crisi e la trasformazione. Dipende da noi trasformare in trasformazioni quello che ci sembra crisi. E quindi per far questo ci vuole coraggio. E bisogna affrontare anche temi spinosi, difficoltà, problemi di comunicazione con gli altri, ma senza coraggio sarà certamente crisi, non sarà trasformazione. Invece con il coraggio potremo andare avanti. Proteggere la democrazia, uscita fortemente indebolita dall'emergenza sanitaria generata dal Covid, è essenziale per imparare, migliorare e prevenire le prossime crisi? Ma io credo che bisogna partire dal primo, guardare le cose come stanno, nei loro termini reali, senza, come dire, congetture astratte, ideologiche, guardare le cose come stanno. E nelle cose che stanno ci sono tanti aspetti positivi. Io penso soltanto a tutti quelli che sono sacrificati per curare, non basta, penso a quelli. Quelli sono una lezione per noi, sono i piccoli maestri della vita quotidiana. Bisogna fare riferimento ai piccoli maestri, ai quotidiani sacrifici, per ricostruire un tessuto democratico capace di aiutarci a vivere in condizioni di difficoltà. Il titolo del prossimo meeting è Il coraggio di dire io. Questa frase quanto è importante oggi? Ma è importante per questo motivo, perché io credo molto nella comunità, nello stare insieme. Ma lo stare insieme non è, come dire, stare in un gregge. Stare in un complesso di persone, ciascuno dei quali ha una propria individualità, una propria personalità. E credo che questo è il problema di oggi. Affermare la propria individualità, ma non come una pretesa, come dire, un po' esibizionistica, no? Ma come parte di una comunità. Io sono io dentro una comunità. Il meeting quest'anno torna in fiera, quindi in presenza. Sarà un altro segno di ripartenza? Sì, me lo spero, dopo quello dell'anno scorso. Siamo stati un po' di quanti trincerati dietro maschere, schermi del PC, eccetera, in presenza. Ed è una grande occasione comunitaria, ecco, di stare insieme in comunità, indipendentemente dalle idee, dalle posizioni religiose, politiche, sociali che ciascuno di noi ha. L'importanza del meeting è quello di costruire comunità.